Brenta. TG Bassano, ecco una selezione di alcune tra le principali notizie che abbiamo trattato nel corso della settimana. La consegna dei premi in occasione di San Bassiano è da sempre per la città un appuntamento fisso, un momento per incontrarsi, per scoprire le persone e le associazioni eccellenti che caratterizzano il nostro territorio, per fare il punto di ciò che è stato fatto e si farà a Bassano. Ma non è stato così in questa edizione, dove pare che proprio i bassanesi abbiano deciso di snobbare la kermesse. Altri tempi tornano in mente, ancora i tempi dell'Astra, quando centinaia di bassanesi facevano a gara per riuscire ad arrivare tra i primi e occupare i posti migliori di un teatro sul cui palco avrebbero sfilato le eccellenze che portano alto il nome della città in tutto il mondo. Chiuso l'Astra, la rassegna si è spostata alla Sala da Ponte, meno posti, è vero, ma ugualmente negli anni sempre tutto esaurito. Ricorderete senza dubbio il numero di persone costrette a stare in piedi alla consegna del San Bassiano, che restavano accalcate sulla porta per ascoltare le parole del sindaco e dell'assessore alla cultura di turno e seguire i lavori. Ecco, dimenticate tutto ciò, perché in questa domenica 19 gennaio 2020 a spiccare è stato altro. È stata una sindaca che ha centrato su di sé l'intera manifestazione, consegnando, a differenza del passato, solo lei i prestigiosi premi. Sono state le poltrone tristemente vuote, un po' ovunque nella sala, mentre correvano i vari discorsi e si svolgevano le premiazioni, i buchi lasciati dai tanti bassanesi assenti. Forse avevano di meglio da fare. Forse hanno voluto lanciare con la loro assenza un grido di protesta contro questa amministrazione che, se da un lato si professa grandi parole vicine alla gente, dall'altro nella concretezza è lontana anni luce dai problemi reali delle persone. Quella sindaca votata da oltre il 60% dei bassanesi che ora, più passa il tempo, più non si sentono così rappresentati come avrebbero pensato lo scorso maggio. È inutile, sta succedendo proprio questo. I bassanesi, in occasione di San Bassiano, hanno girato le spalle non solo alla prima cittadina, ma anche al suo partito, alla Lega. Bassano può ora vantare il Ponte Vecchio, il Ponte Nuovo e anche il Terzo Ponte. Il prossimo ponte sarà forse il curioso caso del Ponte Nuovo già vecchio. La giunta del sindaco Elena Pavan ha evidentemente un forte problema identitario che ruota attorno a questi manufatti, appunto i ponti. Sul Ponte Vecchio, ad esempio, Elena Pavan è incorsa nel discorso alla città per San Bassiano in una serie di infortuni, dapprima celebrando il restauro del ponte, su cui la sua giunta, per la verità, non può accampare particolari meriti, se non di provenire da una parte che ha spesso osteggiato in passato proprio Star Rotuale. Poi inciampando in una sorta di incidente diplomatico, saltando del tutto il ringraziamento per quei parlamentari, Racchella e Sbrollini, che si erano spesi per farlo diventare monumento nazionale. Se per il Ponte Nuovo si provvederà ad una doverosa opera di manutenzione, incuriosisce l'annuncio in pompa magna del ponte ciclopedonale nella zona dell'Istituto Agrario, dal costo di 450.000 euro. Se a qualche bassanese verrà in mente di avere già sentito questa storia, è perché, in effetti, l'ha già sentita. Eccola qui, è nel programma triennale 2014-2016 della Giunta Cimatti, ovvero di due sindaci fa. Eccola qui, passerella sul fiume Brenta, costo 400.000 euro. È proprio quella che ha annunciato come sua Elena Pavan, con tanto di pianta topografica del 2014 che certifica proprio quella zona. Si tratta di un riciclaggio, quindi, nella filosofia di tirare fuori dal cassetto opere già pronte, ratatouille insomma, forse per cercare di dare l'idea di una grande attività di governo cittadino dopo i primi 7 mesi fatti con il freno a mano tirato dalla nuova amministrazione. Insomma, la ricerca del consenso dei cittadini. C'è da notare che, al di là dei soldi, che restano ancora da trovare, quel progetto si era arenato per alcune criticità di natura statica sulle sponde sotto l'Istituto Agrario, problemi che risultano ancora non risolti. Insomma, per ora, un annuncio di una cosa vecchia, di difficile realizzazione e ancora da finanziare. Per la serie, per i fatti, ripassare più avanti.
L'attesa Commissione Cultura, con la presenza del sindaco Pavan per avere lumi sul pasticcio delle nomine del direttore dei musei civici e del bicentenario canoviano, con un Vittorio Sgarbi placato a fatica, si è conclusa con un sostanziale nulla di comunicato, perché alle domande dell'ex assessore alla cultura Cunico, l'assessore alla cultura attuale, ossia lo stesso sindaco, non ha saputo dare risposte su come uscire dalla precarietà di un museo senza direttore e con un contratto di consulenza in scadenza al direttore uscente Chiara Casarin. Non sono arrivate risposte, anzi sono arrivate dalla parte della sindaca delle ulteriori complicazioni e soprattutto una situazione in cui non c'è stato proprio detto non sappiamo in questo momento dare risposte perché non sappiamo dove stiamo andando, quali soluzioni ci sono. Abbiamo affidato al segretario generale di darci una soluzione burocratica. Ha molto stupito, per la verità, l'affermazione del sindaco Pavan di non voler parlare di queste cose in commissione, perché essendo la commissione pubblica, in quel contesto succede, pensate un po', che ci possono essere presenti anche dei giornalisti. Il commento è sempre di Giovanni Cunico. È molto grave che un sindaco ci dica non ne parlo qui, ma voglio parlarvene a porte chiuse perché non voglio essere strumentalizzata. Nessuno la vuole strumentalizzare. È dovere di un sindaco, se è sindaco, di rispondere alla città e dire quello che vuole fare, se ha delle soluzioni. Se non le ha, semplicemente dice che non vuole rispondere e ne prenderemo atto, ma chiedere di avere delle riunioni segrete a porte chiuse perché la stampa e quindi il cittadino non deve sapere, per noi è molto molto grave. Quel che rimane in piedi del vecchio ospedale di Bassano del Grappa deve diventare la casa della musica e che nessuno si sogni di cementificare. Parola di Riccardo Poletto, che invita l'amministrazione comunale a puntare sul progetto di riqualificazione del vecchio nosocomio cittadino come punto di riferimento per chi fa musica in città. E quello che è rimasto in piedi deve essere casa della musica, perché lì i gruppi musicali, in primis la filarmonica, hanno detto che è lo spazio ottimale, ci sono gli ambienti giusti per fare molte sale prove, per fare l'archivio, la scuola di musica e anche la vicinanza con ogni tipo di trasporto, dalle corriere ai treni, al parcheggio gratuito per mezz'ora e gratis la sera, non c'è di meglio in città per poter permettere a chi deve andare a fare musica o chi deve accompagnare i genitori di poterlo fare agevolmente. Ecco perché Poletto incalza il sindaco Elena Pavan ad abbandonare altre idee sull'ex ospedale e sulla casa della musica. C'è un edificio che è rimasto in piedi dell'ex ospedale che è tutelato, quindi va mantenuto lì e va riqualificato qualsiasi cosa ci si voglia fare. Io invito la nuova amministrazione a fare un passo indietro, a tornare su quel progetto, a rifinanziarlo, i soldi ci sono, c'è un grande avanzo di amministrazione dell'anno scorso. Si sarà perso comunque un anno di tempo, però perlomeno si può ricominciare a considerare quel progetto. E del resto del vecchio ospedale che ne facciamo? Per il resto del vecchio ospedale che non si pensi di fare altre edificazioni, perché non servono a Bassano nuove edificazioni. Eventualmente un'idea da riprendere in mano è di spostare parte delle fermate della stazione delle Corriere, che una volta che verrà realizzata la strada lungo la ferrovia entrerà ancora più in crisi. Quindi si può recuperare posti auto con una struttura che aumenta di un piano quel parcheggio, una struttura di quelle metalliche tipo Chiossi Santa Corona di Vicenza per intenderci, quindi mantenendo inalterato lo spazio auto, fare spazio anche per fermate degli autobus, ma come edifici nuovi direi assolutamente no. Come ogni antica città che si rispetti, anche Bassano del Grappa ha il suo fantasma. Lo spettro non si aggira però fra le mura del castello agitando catene e lanciando lamenti, eppure è talmente reale che gli hanno fatto pure un recinto. Già, è il fantasma della centralina idroelettrica che qualcuno vorrebbe fortemente costruire nel Brenta, a poche decine di metri dal Ponte Vecchio. Insomma, c'è e non c'è. Non si vede, ma se ne sente la presenza. Anzi, la volontà di esistere, che però è limitata da una lunga, contorta e complicata vicenda amministrativa. Il fantasma si agita e sbatacchia nelle serate in cui il vento scende dalla Valsugana, quella recinzione che fa storcere il naso a tanti bassanesi. L'accesso all'isolotto di Via Pustella è infatti ancora vietato, forse perché l'inquieto spirito della centralina potrebbe spaventare gli incauti passanti. Intanto, coraggiosi operatori della protezione civile hanno messo in sicurezza l'area tagliando ramaglie e ripulendo il tratto di isolotto da materiali che potrebbero essere portati a valle da una nuova piena del Brenta.
Intanto la regione si è già espressa con l'assessore Giampaolo Bottacin, che è stato molto chiaro nel dire che se i cantieri non sono ancora partiti, difficilmente partiranno. Ma il fantasma è ancora lì, acquattato sotto metri di carte bollate, relazioni e controrelazioni, pronto a ghermire con la sua mano adunca le caviglie di chi se ne va a spasso su quel confine, che forse è pubblico, forse è privato e forse è demaniale. Insomma, questa storia di fantasmi, più che far paura, inizia a stancare, ma forse è in arrivo il capitolo finale. Voi fareste i lavori in casa di qualcuno senza avere chiesto permesso a questo qualcuno? Chiaramente no. Ma questo è quanto, in parole povere, è accaduto con l'idea della giunta Pavan di realizzare un parcheggio sotterraneo in Prato Santa Caterina, senza però informare preventivamente il quartiere Margnano. E, come era prevedibile, gran parte dell'assemblea del quartiere stesso si è opposta al progetto, portato invece avanti dall'assessore Andrea Zonta, mentre il sindaco Pavan ha ritenuto di non partecipare. In realtà non aveva informato la cittadinanza neppure nel caffè in quartiere e le obiezioni di ogni genere non sono mancate, sia per motivi di impatto ambientale, sia per la possibilità che il nuovo parcheggio vada ulteriormente ad aumentare il traffico in un quartiere prettamente residenziale, con tanto di parco ragazzi del 99 di fianco. Però possiamo tranquillizzare il quartiere. Del parcheggio sotterraneo manca al momento tutto: progetto preliminare, autorizzazioni di ogni genere e, per il momento, i soldini. Difficile che chi metta i soldi lo faccia senza che tutti i parcheggi in zona, ora gratuiti, diventino invece a pagamento, a meno che il tutto non rientri in un quadro di progetti urbanistici che la giunta Pavan non ha ancora svelato ai cittadini, magari con in mezzo anche la questione del teatro Astra e dell'ex ospedale. Ma osserveremo tutto con grande attenzione, come sempre e come è accaduto con tutte le giunte precedenti. Sono i residenti di via Manina Marostica a documentare quanto avviene da 2 anni in quella che doveva essere la stazione provvisoria in attesa di fine restauro della storica stazione. Restauro terminato, eppure in via Manin, dove fra l'altro è stato tolto il parcheggio, continua a rimanere la stazione degli autobus, sperimentale adesso per almeno 4 mesi. Il rischio è che la zona rimanga per sempre la nuova stazione, ma i disagi effettivi sono troppi: assenza di toilette, spesso l'aiuola, ci dicono serve a quello, non vi è pensilina se piove, non vi sono sedie, non vi è biglietteria, in compenso vi sono barriere architettoniche, le auto dei genitori che aspettano i figli, tutte riversate lungo la statale. Pensiamo per un attimo anche ai turisti che vengono da fuori e non sanno nemmeno che strada prendere per il centro. I ragazzi per prendere il bus attraversano una corsia riservata alle auto in transito, oppure sostano in una piazzola tracciata su una segnaletica orizzontale, oppure nei momenti di maggiore affluenza, quando i bus sono 4/5, sono affiancati o incolonnati, i ragazzi sono costretti a passare davanti o dietro gli stessi autobus transitando sulla strada. E poi il fatto che lo stesso senso di marcia sia percorso da autobus in arrivo in partenza, costretti a fare il giro dell'isolato, senza contare lo strombazzare dei clacson, come documentato dalle 6 del mattino alle 21, e dove mettere i problemi di inquinamento atmosferico, per i quali sono già stati richiesti controlli specifici. Noi siamo intenzionati anche a fare una raccolta di firme. Ci chiediamo se ci vuole il cosiddetto morto per far capire al sindaco che questa non è una stazione sicura. Noi di Rete Veneta faremo chiarezza. Donare il sangue è importante e altrettanto importante è fornire la propria disponibilità a donare gli organi. Il dono è qualcosa di più solenne del semplice regalo e quando in ballo c'è la vita di una persona, il dono stesso si sublima. Ne sanno qualcosa gli alpini del reparto donatori di sangue Montegrappa e i donatori di organi dell'Aido di Rosà, che hanno incontrato i ragazzi dell'Irigem di Rosà. Con loro anche un medico, per ribadire l'importanza di donare sangue e organi. Sono qui con il reparto donatori di sangue e con l'Aido per sensibilizzare i ragazzi degli istituti superiori sulla donazione di sangue, organi, tessuti e midollo osseo. Questo è importante perché purtroppo in Italia ancora oggi il sangue e i tessuti sono
degli elementi che non sono possibili da creare in laboratorio e quindi serve la donazione da parte di gente di buona volontà. È un elemento importante perché serve in una quantità indeterminata di interventi chirurgici, di malattie, di traumi, e quindi è fondamentale sensibilizzare quanta più gente possibile su questa possibilità, che è importante sia per chi riceve sangue, organi e tessuti, sia per chi dona, da un punto di vista non solo etico ma anche sanitario. In Italia e in Veneto è attivo un vero esercito di donatori di sangue, ma l'intensa attività dei centri trasfusionali richiede un volume altissimo di donazioni. Il sangue non si può produrre in laboratorio, quindi ecco che andiamo a fare questi interventi. Il dono è una cosa che si differenzia dal regalo proprio perché lo si fa senza pensare di ricevere niente in cambio. Ecco, il dono del sangue è importantissimo in Italia perché servono 3 milioni e 200 mila sacche di sangue all'anno, e anche se a Bassano abbiamo ottenuto dei record con 8.583 donazioni come reparto donatore di sangue, pensiamo che queste donne servono soltanto un giorno per l'Italia. E anche i donatori di organi sono sempre di più. Come AIDO noi facciamo sensibilizzazione nelle scuole, ma anche agli adulti, soprattutto per una scelta di donare gli organi. Ci sono 9.000 persone che aspettano un trapianto qui in Italia, dunque fare informazione del dono è una cosa importantissima. In Italia siamo 1.400.000, qui a Rosà abbiamo 2.000 iscritti. Siamo sempre pronti ad accettare nuove iscrizioni, insomma. Questa era una selezione di alcune tra le principali notizie che la nostra redazione ha trattato nel corso della settimana nel nostro territorio. Grazie per averci seguito. Ti senti a disagio a causa di problemi all'udito? Affidati a Punto Acustico. Da oltre 20 anni si prende cura del tuo udito. Benvenuti al meteo. Non cambia di molto la situazione rispetto al weekend, inizio di settimana più stabile ma sempre piuttosto grigio. Il dettaglio della giornata di lunedì. Sul Veneto cielo molto nuvoloso, vedete, ma tempo in genere asciutto, nebbie anche fitte in mattinata e poi in serata. Uno sguardo anche alle temperature, minime sotto zero o di poco sopra, massime comprese invece tra 6 e 9 gradi. Tempo stabile anche a Vicenza, nella città di Bassano del Grappa in particolare, sarà un lunedì asciutto, senza piogge, ma con cielo coperto e con frequenti riduzioni della visibilità, a tratti anche persistenti, dunque prestare attenzione. Dal meteo di Rete Veneta per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Controlli gratuiti, soluzioni personalizzate e protesi di ultima generazione altamente tecnologiche. Scegli di sentire bene. Scegli Punto Acustico a Bassano.